Buongiorno, grazie per essere intervenuti. Vi abbiamo convocati perché il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle ha svolto un'attività di accertamento, di ricognizione, di ricerca di documenti che fino a oggi le autorità regionali e i gruppi politici in regione hanno, diciamo, in qualche modo potremmo dire taciuto, visto che di questi argomenti sulla stampa a livello di comunicazione non è uscito assolutamente niente. Quindi riteniamo doveroso informare la cittadinanza, oltre che gli organi di stampa, delle novità che sono emerse dalle ultime indagini relativamente all'area ex Syndial. A questo punto lascerei la parola al capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle, Giacomo Giannarelli, che da concittadino si è impegnato anche in prima persona ad approfondire la questione. Grazie Francesco. Noi abbiamo cercato e trovato questi documenti, sono comunque documenti pubblici, delle conferenze dei servizi del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare in merito ai siti di inquinamento di interesse nazionale di Massa Carrara, in particolare per l'area ex Syndial di Avenza, e abbiamo studiato a fondo questi documenti. Ci siamo accorti che delle notizie uscite sulla stampa di qualche mese fa, dove si era già parlato di questi documenti, di queste conferenze dei servizi, in particolar modo si era posta l'attenzione sulla grave assenza della Regione e del Ministero della Salute a questa conferenza dei servizi, che è sempre bene ricordarlo, cioè la nostra parte pubblica e politica è stata assente nella conferenza decisoria del 21 luglio del 2016, però c'era un aspetto che secondo noi non è stato messo in luce, anzi noi in rete non abbiamo trovato nessuna notizia a riguardo, ed è una notizia estremamente inquietante. Nei documenti nero su bianco si parla di un grave problema atmosferico in quell'area, quindi non solo abbiamo le falde inquinate, ma devo necessariamente leggere questo passaggio. Dicono: in generale si osserva che la presenza di concentrazione in area ambiente superiori ai limiti di rilevabilità fissati dal protocollo e che nella terza campagna, relativamente al diclopropano, insomma citano una serie di inquinanti, determinano valori di rischio cancerogeno non accettabili. Confermano la presenza di un percorso attivo di migrazione di vapori dai suoli e o dalle acque sotterranee contaminati. Ecco, questa è una notizia secondo noi sconvolgente, cioè si certifica nero su bianco in un documento del 21 luglio 2016 che nell'area ex Syndial siamo in presenza di esalazioni di vapori tossici. E la cosa è alquanto preoccupante perché mai nessuno... Scusa Giacomo... Vi faccio avere, avete una cartellina per la stampa, tutta la documentazione relativamente alle due conferenze di servizi, sono le ultime due documenti pubblici, uno del 20 luglio è una conferenza istruttoria dove analizzano i vari elementi di indagine e quella decisoria del 21 luglio dove è stata assente la Regione Toscana e mai nessun sindaco...